Ehi la ciurma, io sono MazzaTest e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest. Come potete vedere... No, in realtà non potete vederlo perché credo che ci sia la mia faccia, il mio bel faccione che sta coprendo la scritta. Però c'è scritto Mindtest 0.4.14, il che vuol dire che finalmente ho aggiornato all'ultima versione, che è la 0.4.14. Nonché ho aggiornato le mod Home Decor, per cui ho dovuto però in realtà rimettere la parte dei signs, perché nella nuova versione di Home Decor non ci sono più e quindi ho dovuto rimetterli perché ne avevamo costruito la galleria basata anche su quei tipi di cartelli che ora non ha più la Home Decor. Ho aggiornato anche la... andiamo a dormire magari. Ho aggiornato anche la... Technic, ma non so che cosa è cambiato, non so niente né dalla Home Decor né dalla Technic se ci sono degli oggetti nuovi o meno, e ho dovuto aggiornare anche la Mesicons perché mi dava errore con la versione vecchia. Spero che non si sia impallata qualche cosa dei macchinari, perché non ricordo se della Technic avevo modificato qualcosa nella vecchia stagione, avevo modificato di più. In questa mi pare che non avessi cambiato nulla se non il config per quello, ma il config l'ho mantenuto. E niente, dovrò fare magari poi un changelog per quanto riguarda la versione 0.4.14. Ha cambiato alcune cose carucce e altre invece le ha lasciate come erano. Alcune cose interessanti di cui che vi posso già spoilerare sono la presenza, se non erro, di nuovi alberi, di un nuovo tipo di albero che è appunto l'Aspen Wood. L'Aspen Wood dovrebbe corrispondere a un certo tipo di pioppo che assomiglia a una betulla, ma si chiama pioppo. Fosse stata una betulla sarebbe stato un birch tree. Però nella generazione del nostro mondo non ci saranno, quindi dovremo ghivarcelo probabilmente. Qualche sapling, se cerchiamo sapling. Red Maze, cos'è sta fare? Dry Plants. No, io voglio... Come si... No, si chiamano sapling. Sapling, perché non me lo trova? Forse perché non c'è qua Aspen. L'Aspen mi dà solo quello. Frosty con Jungle, cosa mi dà? Mi dà il sapling? No, non me lo dà il sapling. Però mi dà questo oggetto che non conosco. Non so se c'era prima. All Faces Jungle Tree. Ah no, della Morblox. La Morblox non l'ho aggiornata, quindi dovrebbe essere sempre lui. Le cose nuove che ci sono, per esempio, sono i Fence Gate e i Fence, che possiamo trovare un po' di tutti i tipi di legno, come possiamo vedere. In più, da quanto ho visto, c'è anche una migliore connessione per quanto riguarda i nodi, tipo i glass o le fence. Si connettono molto meglio rispetto a prima con le varie staccionate, i vari pezzi di legno, quello che è. E in più hanno aggiunto i muretti di pietra di tutti i tipi, se non sbaglio. Sì, c'è il cobblestone, c'è il mossy cobblestone e c'è il desert cobblestone. In più hanno aggiunto i cartelli di ferro e qua hanno cambiato lo style, cioè la texture di quello di legno. Hanno aggiunto stile ledger, steel trapdoor, flint and steel. C'è un flint and steel diverso, ok, di che cosa? Boh, non so di che mod fosse quello. C'è anche una flint diversa. E però per quanto questi errori mi danno fastidio,
Per quanto riguarda il changelog, magari lo guarderemo un pochettino più con attenzione, hanno cambiato anche delle cose sulle barche, eccetera, eccetera. Adesso andrei più che altro a lavorare qui su quanto riguarda la nostra galleria d'arte e cercare magari di finirla. Scusate, sono un po' stanco stasera. Sì, è praticamente se... Ok, siamo d'estate e sono le 6, quindi non può non sembrare sera, ma io sono stanco perché sono sveglio da parecchio. Andiamo a fare un pochettino del nostro legno, visto che abbiamo farmato un bel po' di alberi la scorsa volta. Mettiamo un po' qua e un po' qua. Give me some wood. Forse non ci basta lo spazio che abbiamo nell'inventario. No, infatti. Buttiamoli al suolo per ora. E poi li raccogliamo tra un attimo. Tanto ne avremo presto bisogno. Allora qua. E così. Gli altri sono pieni, se non mi ricordo male. Una cosa che mi ha incuriosito al changelog è la visibilità di waypoint. No, waypoint. Comunque di segnali. Marker, c'era scritto, ecco, messi dal player, ma non so cosa intendano con tutto ciò. Cioè, nel senso, potremmo mettere dei segnali nella mappa per ricordarci dei posti e quindi magari aprirla più grande, non lo so, non ho idea. Probabilmente stanno lavorando anche a una versione più grande della minimappa, ma ancora non è stato rilasciato niente, a parte quella in alto a destra che si può mettere, ma che poi io mi dimentico spesso perché tanto non è particolarmente utile. Essendo che è soltanto piccina. Shift. Sì, il problema è che se faccio Shift F9 mi mette in pausa la registrazione, quindi ce la teniamo quadrata. Perché Shift F9, combinazione, la stessa combinazione di tasti che utilizza il mio programma per mettere in pausa la registrazione, e quindi non mi conviene metterla a cerchio, perché altrimenti... Scusate. Altrimenti si blocca la registrazione e credo che voi non siate molto contenti che io continui a giocare senza che voi vediate niente. Allora, facciamo così. Poi il tetto va completato perché comunque ci va... un discorso diverso là, ma forse per ora può anche starci la questione di forse abbiamo fatto anche troppi, come si chiamano, no, ladder, come si chiamano quegli affari, slab, troppi slab forse abbiamo fatto, ma lo scopriremo presto. Come legno del pavimento, a me ispira tantissimo davvero l'aspen wood. L'unica cosa è che non so minimamente come givarmi dei sapling. A meno che forse no, le foglie piazzate non danno più dei sapling. Dovrei davvero givarmi un sapling. Vediamo, se io facessi give me... E lo so ragazzi che questo è un cheat, ma in questa generazione del mondo mi prude un orecchio. No, non è che in questa generazione del mondo mi prude un orecchio, ma nel senso che in questa generazione del mondo vedo un bruttissimo glitch grafico in là, vabbè. E, che tra l'altro io indico qua, ma per voi non è qua, cioè nel senso, vabbè, avete capito. Per voi è là sotto, o là sotto. Ah, non mi ricordo mai come è orientata la questione. È come se fosse un cheat, sì, ma in questa generazione del mondo non potrò mai avere degli aspen tree. Come non ho mai trovato degli acacia... No, gli acacia wood forse li avevo trovati. E quindi devo per forza givarmelo se voglio avercelo all'interno. Quindi cosa ho upgradato la mine test se per caso non... se poi non uso quello che c'è di nuovo. Quindi aspen sapling, proviamo. C'è qualcosa? No, anche perché vabbè c'è un inventario. Allora, ah no, un
se aspetta, default, give me default jungle sapling. Mi sa di no, eh. Infatti, give me default sapling. Ok, se io facessi sapling jungle, com'è quello? Jungle, così jungle sapling, ma si usano sempre gli underscore, no? Infatti, cannot give an unknown command. Andiamo a vedere in là. Scusa un attimo, questo qua solo punto mi dice, forse con F5 mi dice che tipo di roba è. No, forse là. No, mi dice semplicemente sapling. Ma forse anche perché si chiama proprio sapling. Cioè, se puntassi qui con F5, cosa mi dice? Niente. Anche perché sono oggetti di una mod questi, forse. No, non sono di una mod. Ah, perché non sono droppati. Allora, questo qua caccia tree sapling. Proviamo a prendere uno di questi e buttarlo per terra. Jungle sapling. Ma infatti io cosa ho scritto? Ho scritto ben jungle sapling. Give me default no. Proviamo a vedere qual è la definizione delle altre cose con il jungle. Allora, com'è definito qua? Default jungle wood. Stare jungle wood. Default jungle tree. Forse è jungle sapling tutto insieme? Sì, ok. E quindi magari è Aspen. No, Aspen mi pare che fosse, non con due. Aspen sapling. No. Come si scrive? Era Aspen, vero? Aspen underscore, qua lo Aspen Wood. Questo invece cos'è? Aspen trattino in basso tree. E quindi secondo me sarà Aspen sapling a questo punto. Ma non me l'ha preso prima. No, non è Aspin, è Aspen. Sì, ok. Ok, ecco, abbiamo un Aspen sapling finalmente che andremo a piazzare qua. Togli l'F5. Ok. E abbiamo il nostro bellissimo Aspen sapling che spero cresca molto rapidamente, perché abbiamo bisogno che cresca davvero molto in fretta. Credo che mi stia laggando un pochettino, non so come mai. Forse perché sto registrando anche la webcam e potrebbe risultare pesante la questione. E quindi può essere un'idea quella dell'Aspen Tree da utilizzare come pavimento. Quindi adesso con le Fence Face Gate potrei pensare anche a un bel giardino qua intorno, da gestirlo meglio. E secondo me comunque qua ci sta bene il pavimento in Aspen, in log di Aspen Wood Tree e quello che è. L'unica cosa, perché dà un tocco di luce in più, secondo me.
L'unica cosa che bisogna pensare è l'illuminazione, a cui bisogna pensare l'illuminazione, nel senso che ancora non ho minimamente idea di come illuminare questo edificio e quindi, boh, bisognerà vederlo. Adesso andiamo a completare magari il tetto, tanto là c'è la World Anchor e quindi l'Aspen Tree Wood dovrebbe crescere allegramente anche senza la nostra presenza. Ok, tra l'altro credo che abbiano cambiato qualcosa sul legno, perché mentre un tempo in base a dove eri girato piazzava il legno, adesso lo piazza sempre nella stessa direzione. No, non serve a questa altezza, idiota che sono. Anche questo non serve perché serve lo slab qua. Ok, quindi qua abbiamo lo slab, qua abbiamo lo slab, qua abbiamo lo slab, qua abbiamo lo slab. E qua abbiamo lo slab. No, qui bisognerebbe andare anche a chiudere, ma se chiudo non avremo più luce. Quindi mi conviene non chiudere per ora, lasciare almeno quello spiraglio di luce, in modo che un po' di luce ci sia. E pensare a completare il discorso della galleria. Qua mi pare che abbiamo piazzato tutti i quadri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qua forse ci sarebbe qualcosa di diverso, forse un pochettino più grande, non lo so. Rinizierei forse da questo lato. Ma facciamolo speculare, là ho iniziato. Eh no, deve finire molto prima. Cavolate, deve finire molto prima, quindi è meglio che lo anticipo, lo metto tipo a partire da qua. Questo dovrebbe essere l'11. Poi c'è il 12 che andrei a mettere tipo qua, con il cartello alla sua destra. Mettiamo magari i primi cartelli, che quelli abbiamo e siamo sicuri che non ci creeranno problemi. Qua c'è uno spazio di uno in mezzo, mentre qua erano forse uno di fronte all'altro. No, ma non avevano spazi. Però non mi piacerebbe tanto metterlo così a ridosso. No, proviamoci, vediamo un po' come viene, poi male che vada sostituiamo. Poi qua aveva già quello successivo. Avevano uno spazio di uno e uno tra di loro. No, uno spazio di due. Quindi cosa sto a dire? Qua c'è questo. Ah, ok, sì, nel senso che non c'è. Sì. 1, 2, quadro dipinto. Cioè segno. 1, 2, questo. Poi di qua 1, 2. No, 1, 1, 1, 1, 2. Quindi dopo 3 sono là. 1, 2, 3, lui. 1, 2, 3, lui. 1, 2, 3, lui. 1, 2, 3, lui. No, cosa succede? Non pensavo neanche si potesse mettere così sospeso nell'aria. Lui. E dovrebbe essere finito. Quello finisce con l'altro qua alla destra, quindi sì, ancora ci sta. Allora, andiamo a mettere il numero 13. Credo che andremo a rinominarli la prossima volta perché sono già passati parecchi minuti dall'inizio del video. Ah, dobbiamo andare anche a craftarne ancora perché no, l'ho messo da parte sbagliata. Qua andava. E siamo arrivati quindi al 14, questo. Non lo so, devo riprenderlo in mano. 13, quindi ci serve il 14. 14, cerchiamo con 14, vediamo se. Decorative painting 14, abbiamo bisogno di due blu, che non ho. Un viola che ho, un verde che ho, un giallo che ho e un rosso che ho. Ci serve soltanto il blu. Beh, soltanto tra virgolette, perché comunque bisogna andare a ricavarlo sto blu. Vi ricordo che potete firmare il libro qua, se per caso il guestbook, se per caso qualcuno ancora non l'avesse fatto.
invito a firmarlo. Avevamo forse già utilizzato il Tiffiere Blu, non ricordo. Mi vede se nell'extractor per caso c'è qualcosa. Già che ci siamo, prendiamo una mora. Ah, la mangiavo col sinistro, vero? Vediamo se qua c'è qualcosa. Del nero avevamo fatto. Del nero, ma a noi serviva del blu adesso. Ma mangiamo un'altra mora, già che ci siamo. Sfoghiamoci di more, che è periodo di more. Poi dopo, quando non ci saranno più le more, sarà un altro discorso. Tra l'altro dovrebbero aver fissato il fatto che della distruzione del blocco una volta che cresce l'albero. Credo. Dovrebbe, perché l'avevano fatto nella versione quella no non stabile e quindi dovrebbe essere anche in questo. Poi verificheremo più avanti con i prossimi video che cosa è successo effettivamente, se l'hanno fatto o meno e come funziona. Andremo a piantare, a provare a piantare un altro albero. Ora abbiamo. Sembra che ci sia disegnato un arcobaleno sul affare. Abbiamo qualche indumento per caso? No. Vabbè, anche perché ho cambiato versione, quindi. Per forza. Bello questo quadro, mi piace un sacco. E poi dovremmo andare a lavorare sugli altri. Però nel frattempo è passato parecchio tempo. E quindi io direi che possiamo vederci nel prossimo episodio di Mindtest. Per questo episodio vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto e scrivere un commento qua sotto in cui magari raccontarmi che cosa vi piacerebbe vedere della nuova versione 0.4.14 e alcune idee sulla galleria d'arte. Io sono Mazzites e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!